perché oggi siamo qua e perché c'è la prima udienza contro il licenziamento, il primo licenziamento avvenuto in estate contro un lavoratore solamente perché ha alzato la voce e ha detto basta alle discriminazioni e sfruttamento delle cooperative. Le schiavi del passato non sono le schiavi di oggi. Con le lotte che abbiamo costruito all'interno della logistica siamo riusciti a dare un po' di dignità e di rispetto delle regole. Manifestiamo per chiedere democrazia, giustizia, sicurezza per la nostra vita. Istituzioni, tribunali, giudici, ispettorati del lavoro, polizia, carabinieri, nessuno entrava in questi magazzini per portare un po' di legalità. Ieri, Jawad, oggi, Samir and Besmir, domani, tocca a te. E siamo al quarto licenziamento, questa mattina è arrivato anche il quarto licenziamento di un altro lavoratore sempre iscritto a ADL Comos. Quindi la situazione è chiaro che sta diventando sempre più drammatica e pesante e quindi a maggior ragione dovremo costruire veramente una risposta grande che dovranno capire che non possono passare indenni mentre decidono di colpire così pesantemente i lavoratori. Allora siamo qui davanti a uno dei negozi del Squad di Padova. Qui ci sono i lavoratori di Catania Coma, i lavoratori del magazzino del Squad Interporto a Padova. Non dovete più toccare le squadre, aiutano i lavoratori. Le fanno tutti uguali, poi gli scrivono, gli cambiano 25% cosa, ma non gli dicono quando, come, quel giorno hai fatto meno, tutto in maniera così generica. E dopo queste lettere che stanno mandando solo i nostri iscritti li stanno licenziando tutti, è una cosa vergognosa. Sono cinque anni che lavoro nello stesso posto, non ho mai ricevuto una lettera. Persino mi hanno licenziato. Questa è l'ultima cosa. Ufficialmente questa campagna di boicottaggio nei confronti di The Spal. Invitiamo tutti gli utenti, tutti gli amici di The Spal, ma anche gli impiegati, anche il direttore del negozio, a prendere posizione rispetto a questa faccenda. La questione dei diritti dei lavoratori non è una questione delegabile ad altri. Adesso il direttore si è impegnato che manderà il fax ad Aspiag, per cui andiamo a verificare che questo avvenga. Dopodiché oggi abbiamo chiuso questo supermercato, nei prossimi giorni andremo a chiudere tutti gli altri finché non verranno rispettati i diritti dei lavoratori. And then
road is hard and dusty.